questo vecchio magazzino adeguatamente ristrutturato alla periferia di Appiano, tra Rolls, Ferrari, Jaguar e Mercedes e anche il mitico squalo firmato Citroën, si respira aria di passione. Sì, aria di una sfrenata passione per tutto ciò che gravita attorno a quell'affascinante mondo delle vecchie signore su quattro ruote, le oldtimer. Un amore per le vetture storiche che ha spinto i fratelli Planer a dar vita ad un'iniziativa davvero singolare che risponde al nome di Garage 61 e che abbiamo avuto l'occasione di conoscere in assoluta anteprima. Jürgen Planer, uno dei protagonisti assieme a fratello e sorella di questo progetto, ci ha permesso di entrare in questa sorta di piccolo tempio dedicato alle auto d'epoca, destinato a diventare il primo museo del settore in Alto Adige. E qui abbiamo la White Collection, che ospitiamo la White Collection e sono 8 macchine di prestigio, e poi è nato pian piano tutto il giro intorno a queste macchine e abbiamo voluto creare un ambiente, un museo che poi può essere anche visitato da tutti. A curare tutta la parte architettonica la sorella di Jürgen, Ellie Planer, esperta del settore, che ha dato vita ad un luogo impeccabilmente curato sotto il profilo estetico, degli arredi, dell'illuminazione. E così, tra luci soffuse, lampadari realizzati con cerchioni d'auto rigorosamente d'epoca, sedili, pompe di benzina, moto, modellini e via dicendo, è possibile incontrare dalle preziosissime Rolls-Royce fino alla popolare Fiat 1100, ma nella rara versione panoramica, station wagon per dirla alla moderna. Si tratta di pezzi appartenenti a collezioni private. Nel Garage 61 c'è anche un'autentica chicca, una Willys del 1950, come ci racconta il suo proprietario. È un'autovettura che è stata prodotta dal 48 agli anni 50, è una Gipster Willys Overland. C'è una storia un po' interessante perché è stata la prima Jeep non a scopo militare, ma proprio l'hanno fatto a scopo civile, e mia saputa è una delle autovetture tra queste tre in tutta Europa. Ecco, per ora pensiamo di avervi svelato già abbastanza del museo delle oldtimer di Appiano, che aprirà ufficialmente i battenti soltanto nella prossima primavera.